Mezzi Euro 6, bus dotati di cabina cardioprotetta con defibrillatore, telecamere interne, geolocalizzazione. Sono questi i punti cardine della nuova flotta per il trasporto pubblico locale a Frosinone, gestito dal gruppo Cialone Tour S.p.A. La presentazione c'è stata subito dopo l'arrivo del Frecciarossa alla stazione del capoluogo, in una giornata sicuramente da ricordare. Ogni macchina è dotata di un pedana disabile. Poi la portata, ci sono questi che sono da 40 posti, 20 in piedi, 25 in piedi e 15 seduti, e ci sono altre 4 a 90 posti, questo per quanto saranno gli orari di concentrazione. Per quanto riguarda invece la questione del defibrillatore, abbiamo fatto un qualcosa che è mobile. Perché? Perché la macchina, girando la città, si può trovare di fronte una necessità in un posto qualsiasi della città, si prende l'apparecchio e si interviene. E pensiamo addirittura a breve, con il concorso delle autorità competenti, di andare pure sull'elettrico. Speriamo prima possibile, i presupposti ci sono. C'è la possibilità di portare avanti quello che è un profilo di telecontrollo all'interno, quindi e per la tranquillità degli operatori e per la tranquillità anche di coloro che sono all'interno del mezzo, con le riprese interne c'è la possibilità di sapere quello che avviene all'interno di ogni singolo mezzo. L'altro elemento di innovazione importante è quello relativo ad una sorta di diretta in ordine a dove il mezzo si trova, quanto mezzo impiega, quanto tempo impiega ad arrivare ad una determinata fermata. Quindi con l'applicazione, con l'app che dovrebbe essere disponibile da qui a breve, quindi è già operativa e quindi verrà consolidata ulteriormente, si avrà la possibilità di sapere quanto tempo impiega il mezzo a percorrere una determinata tratta e soprattutto quando arriva ad una determinata fermata.